Ma quello che contava oggi era portare a casa la vittoria. Poi che sia venuta in 11 contro 9, nei minuti finali e tutto il resto fa parte del gioco, fa parte delle partite. L'importante era, come ripeto, vincere questa partita per tanti motivi. Il primo motivo la classifica, perché la classifica per noi è purtroppo è ben diversa da quella dell'Albenga, molto diversa. E per dimostrare a tutti, a noi stessi per primi, e a tutto l'ambiente che l'Imperia è una squadra che può crescere tanto, che può crescere tanto, che quindi può giocarsela alla pari anche con l'Albenga. E poi anche il periodo così, venivamo da una sconfitta brutta, giocata male, scorbutica contro le Forze Coraggio, una settimana un po' complicata per mille motivi, le influenze, le febbri, gli allenamenti sotto l'acqua, il freddo, tutto il resto. Ci siamo veramente compattati da squadra. E ci godiamo questo momento, giusto questi 2 giorni, perché poi andiamo a preparare una partita, un'altra fondamentale di finale di Coppa Italia con la Lavagnese. E poi soprattutto dobbiamo dare un'inversione di tendenza al trend iniziale, perché dobbiamo fare un girone di ritorno. Abbiamo fatto una partita del girone di andata, ma dobbiamo fare un 2023 da protagonisti. Ne abbiamo le possibilità, lavorando, compattandoci, però abbiamo la possibilità di farlo. Oggi abbiamo incontrato una squadra che sta maltrattando il campionato, letteralmente, che nonostante avesse tante defezioni, tante, lo sottolineo perché è la verità, sono riusciti a mettere in campo una squadra veramente tosta, una squadra che comunque per buona parte di gara ha giocato alla pari con noi, noi abbiamo giocato alla pari insieme. Ma devo dire che comunque a parte i primi 10 minuti, poi la squadra ha iniziato a giocare meglio, però la partita era molto, diciamo, giocata alla pari. Sicuramente le espulsioni ci hanno agevolato il compito. Ci hanno agevolato il compito perché giocare in 11 contro 9 sicuramente ci dava. Siamo stati anche bravi e sornioni ad aspettare il momento, anche fortunati, devo dirlo, ad aspettare il momento giusto per colpire. Abbiamo avuto un paio di occasioni che dovevamo sfruttare meglio. La superiorità numerica è venuta anche in un momento dove eravamo anche stanchi, molto, soprattutto dei giocatori cardine di questa squadra che avevano speso tantissimo. Lo stesso Virga è ancora fuori condizione, quindi ho dovuto fare Saviozzi febbricitante. Abbiamo dovuto fare delle scelte e è andata bene, quindi siamo molto contenti. Faccio i complimenti all'Albenga perché ha dimostrato di meritare la posizione che ha. E quindi noi dobbiamo assolutamente giocare partite di questo livello fino alla fine. Il nostro obiettivo è quello di andare a cercare di avanti. Ogni partita di Coppa che è di campionato dobbiamo affrontarle al massimo, affrontarle per portare a casa i 3 punti. E quindi oggi sicuramente anche per un discorso di autostima è stata una domenica veramente importante. Ringrazio tutto l'ambiente, ringrazio tutti. È una vittoria che voglio dedicare anche a mio padre che sta attraversando un periodo particolare. Quindi sono 10 giorni che mio padre ha dei problemi gravi di questo maledetto Covid, però col cuore veramente voglio dedicarla a lui. Ok.